Siamo ora a Karachi, la capitale del Pakistan. Durante una giornata in cui si svolge una delle grandi feste islamiche, la folla si assiepa per le strade in interminabili cortei e le donne che non possono mostrarsi in pubblico assistono allo spettacolo dall'alto delle case. Carri multicolori che rappresentano moschee ed edifici fabbricati in legno e cartone percorrono la città. Essi verranno poi, al tramonto del sole, gettati in mare e abbandonati alle onde. La folla si apre per permettere dei rustici duelli con i bastoni che fanno parte del cerimoniale della festa. I duellanti combattono con accanimento, evitando però di impegnarsi troppo a fondo. Tuttavia, qualche volta queste sfide si concludono in modo abbastanza cruento. Ora diretti alla tomba di un santone nei dintorni di Karachi. Come di prammatica, i visitatori devono entrarvi a piedi nudi. Alla periferia della città, in uno squallido paesaggio desertico, si ergono le lugubri torri del silenzio. Sulla loro sommità, gli appartenenti alla setta dei Parsi, seguaci di Zoroastro, depongono i propri morti, lasciando che i corvi e gli avvoltoi li divorino. E questo secondo l'antichissimo rito da essi portato dalla Persia. In questo luogo consacrato nessuno può mettere piede, all'infuori dei sacerdoti preposti al funebre ufficio. In queste torri ve ne sono per gli uomini, per le donne e per i fanciulli. Vicino ad esse si scorge il tempio. Ed eccoci ora sulle sponde dell'Indo, il grande fiume, sulle cui rive fiorirono antichissime civiltà, scorre grigio e maestoso. Questi coccodrilli, che si muovono pigramente nelle acque limacciose, sono considerati sacri dalla gente del luogo. Dell'Indo sorsero nella lontana preistoria grandi città che gli scavi archeologici hanno riportato e stanno riportando in luce.
Siamo qui a Mohenjo-Daro, che fu fiorente centro di civiltà nel terzo millennio avanti Cristo. Fabbricata tutta in mottoni cotti, era costituita da grandi edifici, strade e acquedotti. Ecco un grande bagno pubblico. Lungo il fiume si svolgevano attivi commerci tra i vari centri di questa antichissima civiltà, dislocati per centinaia di chilometri sulle rive dell'Indo. Si fabbricavano vasi di terracotta variamente ornati ed oggetti di bronzo, d'argento e d'oro, che sono stati trovati insieme a curiose sculture in pietra ed in terracotta e da sigilli dalle stranissime figure e dalla misteriosa scrittura. Sembra impossibile che queste larghissime strade, perfettamente pavimentate, siano state costruite oltre 4.000 anni fa. La grande civiltà di Mohenjo-Daro fu completamente distrutta dalle orde barbariche degli Ariani discese dal nord. Siamo ora sulla strada di Lahore, quest'antica e monumentale città che fu capitale dell'impero musulmano dell'India, è piena di vita e di movimento. Una folla multicolore riempie le sue strade e i suoi pittoreschi bazar. Quando il crine incanutisce, si ricorre comunemente alla tintura. Ecco la moschea di Bashahi, dalle tre candide cupole marmoree fabbricate nel 1673. È considerata dai pakistani la più grande moschea del mondo. Jahangir, eretta nel 1634 con le quattro snelle torri in pietra rosa. Tanti giardini lo circondano, ove cresce ogni sorta di piante tropicali. Affreschi policromi arricchiscono queste antiche costruzioni. Un'altra antichissima città, sorella di Mohenjo-Daro, che ci accingiamo a visitare, è Harappa, sul fiume Ravi. Fu la prima città dell'antichissima civiltà dell'Indo ad essere scoperta, verso la metà dello scorso secolo. Anche qui, vestigia di grandi costruzioni in mattoni cotti, tra le quali furono trovati innumerevoli e preziosi materiali archeologici. Queste piattaforme rotonde sono resti di mulini. Ecco le mura di Harappa, ancora ricoperte in parte dalle antiche alluvioni che celavano l'intera città.
Siamo ora in viaggio verso Rawalpindi, una delle città più settentrionali del Pakistan. Il paesaggio che attraversiamo è particolarmente squallido e soltanto nel fondo delle valli spicca qualche pennellata di verde. Ma Rawalpindi sorge in mezzo a una verdeggiante pianura. Anche per le vie di Rawalpindi, che fu città residenziale sotto il dominio inglese, vi è grande animazione. Il tempo è intorno. Il patrimonio zootecnico del Punjab è in gran parte costituito dai bufali. Coi loro escrementi che questa donna sta impastando vengono accuratamente confezionate delle specie di focacce che, seccate al sole, serviranno da combustibile. Una gialla nube è scesa su Rawalpindi e si è posata sui prati e sugli alberi. È un'invasione di cavallette, fortunatamente di proporzioni limitate. Queste, che sembrano foglie secche, sono appunto centinaia di migliaia di insetti. Fuori delle poche grandi città del Punjab, la vita si svolge nei piccoli villaggi primitivi e patriarcali. Siamo ora sulle rive di un grande fiume, il Soan, e dei suoi affluenti. Qui, nei depositi alluvionali, si trovano numerose armi e strumenti di pietra lavorati dall'uomo della più antica preistoria. Si tratta di schegge di pietra appuntite e lavorate come quella che quest'uomo raccoglie. Oppure 18 rozzamente scheggiati, le cosiddette amigdale. L'uomo del Paleolitico antico si era insediato qualche centinaio di migliaia di anni fa. Lo studio geologico di queste alluvioni ci permette di ricostruire i complessi fenomeni naturali collegati con le grandi glaciazioni dell'Himalaya e di arrivare così a determinare l'età di quelle antichissime culture umane. Il Soan appare in tutta la sua grandezza scorrente fra i depositi alluvionali da esso stesso formati ed incisi. Depositi di cui appare qui una chiara sezione. Sulle dirupate rive di quest'altro grande fiume, dall'ampio letto sabbioso, sorge un'antica città fortificata. Questa fortezza è oggi abbandonata e silenziosa, ma con l'imponenza delle sue torri, delle sue merlature e dei suoi grandi e massicci portali, ci parla ancora dei passati splendori dell'impero del Gran Mogol. Ed eccoci a Peshawar, la più grande e settentrionale città del Pakistan, baluardo avanzato inglese contro le minacce dal nord. Siamo nuovamente in viaggio, diretti verso il grande paese montuoso che si erge formidabile nel nord del Pakistan. Incontriamo piccoli villaggi di gente ospitale. Ed ora diamo un'occhiata nell'interno di un'abitazione dove le donne sono intente alle cure domestiche.
questo villaggio fiorisce l'industria del vasaio. Dalle abili mani dell'artigiano escono recipienti grezzi o dipinti che ricordano, per la forma e le decorazioni, le terrecotte delle antichissime civiltà dell'Indo. Intorno alla primitiva fucina si accumulano numerosi frammenti di vasi coi quali si fabbricano persino delle piccole muraglie. Questo strano personaggio, adorno di collane e di monili, è un cantastorie che vaga di paese in paese provvisto dei suoi strumenti musicali. Sono questi una sorta di banjo ed una tromba fabbricata con un corno di capra. Ecco il Jhelum, il grande fiume che scende dalle pendici dell'Himalaya. Su queste acque profondamente incassate nella stretta valle è arditamente gettato un sottile ed altissimo ponte. Fra le montagne del Kashmir ecco un villaggio con le sue strade e le sue botteghe. Strane costruzioni su pali. Ed ecco suggestivo scenario l'anfiteatro delle montagne del Kashmir, oltre le quali si ergono le più alte vette del mondo.